È il momento del Chievo, sempre più solo, a quota 51 in settima posizione, che si sbarazza del Messina in casa davanti al pubblico, vedete? Campionato straordinario quello del Chievo, eccolo qua, guardate. E comincia l'attacco, c'è Righi. Questo tiro di Matteo. Che presunzione! Di giustezza proprio. Si è mandato quel paese da solo, Il Messina Pilon. Era una gara fondamentale, il Messina è terz'ultimo di Napoli, non possiamo sbagliare, aveva dichiarato il Messina solo 31. Non potevano, punti. Ma l'hanno fatto, questa è una punizione di Napoli, ma la punizione farà di peggio poco dopo. Infatti, guardatelo qua, lanciato da se stesso. Solo davanti al portiere. Fa il cucchiaietto lui, anziché tirare una bomba sotto la traversa. Trova la porta. Pillone sprona i suoi a questo punto. E arriva il gol. Guardate Pellissier, si gira e si volta, poi fa partire un cannolicchio sardo. Arriva Semioli, arriva anche un difensore del Messina. Un rimpallone e la palla finisce in rete. Vedete, non ci arriva Mauri, ci arriva Semioli. Poi dopo il rimpallo tra Storari e un difensore, la palla finisce in porta. Poteva essere innocente. Esce male Storari e dai via alla fiera del Licio in mezzo all'area. Vabbè, continuiamo così. Ventura non apprezza tanto. E c'è tempo ancora per un tiro di Semioli. Fuori alle stelle. Infermabile in questo primo tempo. Si va al riposo e dopodiché il Messina ci prova. Oh, Donati! Punizione di Parisi, Donati di testa non trova. Si spera giustamente Donati, ma da qui a strapparsi i capelli ce ne corre. Ancora Ventura. Che stufa. Osserva la gara. Arriva Mauri, guardate, boom! Un bel tiro ben parato. Storari, quando sta per finire l'incontro, entra in campo Binna, che viene atterrato in area da parte di Rezzaeggio. Era entrato da un minuto, ha subito un fallo da rigore e l'ha realizzato. Meglio di così. Poi 8.000 capriole e via così. E vabbè, e fa il fenomeno. E quindi il Messina rimane terz'ultimo a 31 e aspetta il Milan in casa.